Allora, Galo di dietro il gioco è finito, ma ti pare una cosa normale? Trovo qualcosa che non mi quadra molto, soprattutto negli articoli oggi, che sono un po' strani. Allora, Galo di dietro il gioco è finito, ma ti pare una cosa normale? Credo Sport Evangelisti. Roma stop e adesso arriva il brutto. C'è una sorta di pessimismo. Per un pareggio, comunque, fuori casa, la Roma sì, ha giocato male, però c'era pure sto rigore e va bene. Tanta gente critica su una squadra che è quella, io non riesco a capire. L'odio per Mourinho probabilmente ha fatto perdere di vista quello che comunque è il valore della squadra. In questo momento tutti quanti la colpa è di De Rossi, perché ha sbagliato quella, ha sbagliato quell'altro, perché ha fatto giocare quello. Ma la colpa non è di De Rossi, la responsabilità è la nostra, che non ci accorgiamo che la squadra è una buona squadretta per quanto riguarda la quinta in giù. Ci sta, perché comunque la squadra è degna, ci abbiamo giocatori importanti pure, ma non è una squadra che si può permettere grandi risultati con continuità, perché i giocatori non sono forti come noi li crediamo o come noi li rivisitiamo. La Roma senza Dybala e Pellegrini è una squadra normale, una squadra normalissima, non è una squadra dei fenomeni. La cosa che mi ha più spaventato è come si apriva al centrocampo più che la difesa. Il centrocampo ha fatto delle voragini, siccome non so molto, non capisco molto come voi di tattica, però capisco molto quando vedo spazi aperti, a me piacciono gli spazi aperti, e quando vedo tutto a vuoto che nessuno si mette in mezzo a contrastare, sono rimasto basito veramente, e questo non dovrà succedere più.